No, cartellino non ce l'hai, ci sono dobbiamo intraprendere per arginare questa situazione. La violenza contro le donne ci riguarda tutti. Siamo tutti insieme vittime di una degenerazione che offende i diritti umani e mortifica una crescita sociale costruita faticosamente in decenni di lotta contro le diseguaglianze e contro le discriminazioni. Ma di questa degenerazione siamo tutti involontari complici nella misura in cui non sappiamo offrire alle donne violate, maltrattate, offese, abbandonate, dimenticate, reali opportunità di tutela e di affermazione personale. Il contrasto alla violenza sulle donne parte da qui, da quelle prospettive di autonomia morale, di indipendenza materiale che sono l'anima più potente contro ogni forma di martirio al femminile. Vogliamo dire come commissione d'inchiesta sul femminicidio e contro ogni forma di violenza di genere che nella lotta per combattere la violenza contro le donne il ruolo dei centri antiviolenza è un ruolo davvero strategico e prezioso e insostituibile, perché nei centri antiviolenza le donne vengono non solo credute, soprattutto accolte e troveranno professionalità, formazione e specializzazione adeguate a sostenerle in percorsi spesso difficili, non solo di denuncia ma anche in percorsi psicologici di tenuta, lungo cammini che a volte sono lenti e lunghi per fuoriuscire dai percorsi di violenza. Le donne continuano ad essere ammazzate, continuano ad essere violentate. La strada è ancora davvero molto lunga perché i numeri ci inchiodano a delle responsabilità, e allora io è da qui che vorrei partire. Proviamo a capire che cosa non ha funzionato. Non sta funzionando che nessuna norma da sola cammina con le sue gambe. Qualsiasi norma, anche la migliore possibile, ha bisogno di operatori, operatrici in grado di interpretarla ed applicarla al meglio. E quindi abbiamo bisogno di operatori formati, specializzati, cosa che purtroppo manca non solo nel sistema della giustizia, non solo avvocati, giudici, consulenti tecnici, assistenti sociali, ufficiali di PG quando rilevano una denuncia. Abbiamo bisogno di maggiore formazione, di metterci anche le risorse necessarie su questa formazione e tentare di capire che quella è un'assoluta priorità. La Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne è una casa rifugio attivata su un immobile sequestrato alla mafia, particolarmente bella ed è al centro di Roma. Incominciamo a visitarla. L'ingresso luminoso si apre nel salone dove c'è la parte giochi per i bambini e la parte dove le donne si riuniscono. Qui insieme, oltre a mangiare, discutono e parlano di tutto quello che è successo nella loro vita e quello che sarà il loro futuro. L'obiettivo è, insieme ai loro bambini, creare una vita più serena. La costruzione di una rete significa una comunità che si incarna nel vissuto territoriale, nell'incontro di prossimità, di accompagnamento con tutte le donne. Una comunità di donne per le donne e che anima il territorio e con la quale le istituzioni è importante che costruiscano alleanze per attivare dei processi, perché non si tratta solo di proteggere in un momento che è quello della violenza, che è anche quello più delicato, e di accompagnare la vittima ad attraversare quel momento, ma c'è il prima della vita di una donna e c'è tutto un dopo di una vita possibile che dobbiamo rigenerare. Noi, a causa delle misure limitative che abbiamo dovuto adottare per contrastare la diffusione del contagio, abbiamo involontariamente creato profondo disagio sociale, disagio anche psicologico, e questo anche è all'origine degli episodi di femminicidio. Sono triplicati durante il lockdown, raggiungendo l'inquietante media di uno ogni due giorni. Il primato della persona, il valore della dignità, il riconoscimento dell'alterità come arricchimento rispetto al sé e non indebolimento della propria identità, ma anzi la possibilità di definire la propria identità attraverso il riconoscimento dell'alterità, di arricchire meglio la propria persona. Ecco, tutto questo deve entrare nel processo educativo, nell'offerta didattica, formativa, a tutti i livelli, in tutta la filiera
della nostra istruzione nazionale. Finiamola ad interrogarci su che cosa avrebbe dovuto o potuto fare una donna per evitare la violenza. Interroghiamoci del perché un uomo si possa sentire in diritto di abusare di una donna senza il suo consenso.